Buonasera mister. Buonasera. Lei come la valuta oggi questa vittoria? Si è vista una bella partita, una squadra che ha giocato a viso aperto, che in difesa del Palermo fosse migliorato ultimamente, si era già detto, adesso si è anche sbloccato in attacco. Come è riuscito a far tirare fuori, insomma, i suoi questa prestazione lei? E poi le chiedo sul distacco in classifica, seconda domanda. Avete fatto un bel balzo avanti, però c'è tutto un gruppone a punteggio pari o simile, insomma, e poi però c'è un salto fino al Bari che è lungo. Questo vi demoralizza un pochino, magari pensando a cosa avrebbe potuto essere se qualche punto non si fosse perso per strada. Grazie. Buonasera ancora. No, la prestazione è stata una buona prestazione, siamo stati molto equilibrati, sempre alti, attenti, pronti a raddoppiare le marcature. Non abbiamo lavorato chissà su quale cosa, abbiamo lavorato soltanto con lo staff a dare serenità, a dare equilibrio, a dare fiducia ai ragazzi su tutto quello che si lavora durante la settimana. Cercare di eliminare qualche blocco mentale che in qualche partita è subentrato, solo quello. I ragazzi sono stati molto bravi, abbastanza pronti, lucidi in tutto quello che si era provato in settimana. Per la classifica continuo a dire che siamo soltanto all'ottava, che bisogna pensare partita dopo partita e poi più in là quando c'è un lasso di partita abbastanza concreto, si può iniziare a fare qualche calcolo. Tripi. Buonasera mister, congratulazioni per la vittoria. Ti voglio chiedere se una vittoria del genere finalmente ti ha fatto vedere il Palermo che cerchi, visto anche quello che avevi detto ieri in sede di conferenza stampa, e la seconda se ha un sapore particolare, visto che, come lo hai chiamato ieri tu, eravate di fronte a un monumento, diciamo, del calcio italiano come zona. Grazie. Buonasera, no, ma sicuramente giocare contro il Foggia di Zeman dà sempre un effetto particolare, una sensazione particolare, che il mister per me è e rimane una persona coerente e che nel calcio moderno, ma anche quello passato, difficilmente si riscontra questa virtù, soprattutto un allenatore che come Sacchi, come Guardiola, hanno dato un cambio generazionale nel modo di intendere il calcio. Noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, dobbiamo essere sempre equilibrati sia durante le prestazioni positive come quelle di oggi, sia quando le prestazioni magari sono un po' negative. Non ci possiamo deprimere quando le cose vanno poco bene, come succede spesso fuori dal campo. Attorno alla squadra e non dobbiamo esaltarci neanche quando facciamo delle buone prestazioni come oggi, dobbiamo solo dare continuità a quello che si fa, al lavoro quotidiano. La Rosa. Sì, buonasera Gaetano, buonasera mister, complimenti per il risultato, per la vittoria. Mi ricollego un attimo anche alla domanda del collega, per quanto riguarda, insomma, a titolo personale, quanto è stato bello e quanto è stato anche stimolante confrontarsi con una squadra allenata da un tecnico come Zeman, questo per quanto riguarda il bagaglio che si porterà da qui in avanti lei, appunto, a titolo personale, e poi l'importanza negli equilibri del Palermo di un giocatore come Ogier, che sembra in grande crescita rispetto alle battute iniziali del torneo. Grazie. Ma per me è stata un'emozione grande che ho portato dietro durante tutta la settimana, non vedevo l'ora di arrivare al campo oggi per poterlo salutare. Una persona schietta come lo si conosce attraverso i media, attraverso la stampa, è così molto normale. E poi ha sempre un sapore bello battere una squadra come il Foggia, che è una compagine forte, una compagine che lotterà fino alla fine per i primi posti della classifica, vuol dire che noi siamo all'altezza e che possiamo fare bene. Ogier. Ogier sta bene, ma lo sapevamo anche la partita precedente, peccato per l'espulsione, abbastanza dubbia, però accettiamo tutto. Oggi ha fatto una buonissima partita come tutti e 16 che sono stati in campo. Giardina.
Sì, buonasera mister, complimenti per la vittoria. Io non saprei dire se questa è stata forse la miglior prestazione del Palermo in assoluto in questa stagione o meno, però di certo le due prestazioni più convincenti in casa, che sono state questa e quella col Campobasso, sono caratterizzate da una partita sbloccata nell'immediato. Questa cosa mentalmente quanto aiuta la squadra e al contrario quanto può aver inciso in passato il non essere riuscito a sbloccare la partita nelle prime occasioni per un attacco che adesso sembra riuscire a produrre oltre che essere pericoloso. Buonasera, ma se facciamo gol nei primi minuti è quasi quasi un difetto, se non lo facciamo è quasi quasi un difetto. Perché se a Castellammare avessimo fatto gol nei primi 5 minuti, forse staremmo qui a parlare di un altro risultato di Castellammare. Ma noi giochiamo sempre alla stessa maniera, può cambiare qualche interprete. Cerchiamo sempre di prendere alti gli avversari, nonostante oggi avevamo di fronte un avversario molto bravo nel palleggio, ma questo non ci ha fatto arretrare mai di un metro. E l'attacco non credo che sia un attacco sterile dai numeri, e poi se parliamo di indice di pericolosità della squadra in queste 8 partite, vi posso garantire che è una squadra che costruisce tanto, magari è poco precisa sotto porta, però anche oggi Alastra secondo me ha fatto 2-3 interventi decisivi, quindi io non sono preoccupato dei miei attaccanti o della fase offensiva della mia squadra. Anzi, però dobbiamo lavorare molto di più perché dobbiamo essere ancora più precisi e più incisivi negli ultimi 20 metri e anche più altruisti. Di Marco. Sì, eccomi qua. Buonasera mister. Volevo chiederle due cose. La prima relativamente al Lancini a Marconi. Sono usciti entrambi Marconi, credo con un problema al ginocchio, almeno visto che si toccava il ginocchio destro, e Lancini l'ho visto zoppicare, ma non vorrei sbagliare. Se ha indicazioni in questo senso, anche in virtù delle altre assenze, Bucaro, Accardi, lo stesso Amici, eccetera, eccetera. La seconda domanda invece, se le dà più soddisfazione il fatto che quest'oggi non è mancata la concretezza a cui le faceva appello alla vigilia, ha detto dobbiamo essere più concreti perché creiamo, come ha sottolineato anche adesso, ma spesso sprechiamo. Ecco, oggi non è mancata perché insomma due gol nei primi 20 minuti e poi avete anche retto bene. Se le ha dato più soddisfazione questo aspetto o il fatto di non prendere gol, di non avere cali, di non subire il ritorno degli avversari, è successo con Latina, è lo stesso con Campobasso stesso, quest'oggi no. Buonasera, no, ma infatti è tutto il contesto che mi è piaciuto. Quando parlo di equilibrio intendo questo, perché davanti siamo stati abbastanza incisivi, dietro abbiamo tenuto sempre la squadra alta con i centrocampisti bravi a fare da pendolo, da equilibratori, da termometro, ma anche gli esterni hanno fatto una prestazione superlativa lavorando tanto sulle linee di passaggio del Foggia. Poi credo che la squadra oggi stia dando continuità a un percorso che è partito lo scorso anno. È una squadra giovane, intendo giovane come formazione. È stata formata da poco tempo, lavora insieme da poco tempo, ma questo mi fa ben sperare perché oggi hanno giocato parecchi giocatori che erano stati interessati poco fino ad oggi, hanno fatto una partita strepitosa tutti, vuol dire che la squadra si allena bene, vuol dire che ogni singolo giocatore si comporta da professionista e vuol dire che la squadra è stata costruita bene, nel senso che se manca uno, l'altro lo sostituisce in maniera egregia. Chiara Ferrara. Sì, buonasera mister, io volevo un commento da lei sull'unica nota stonata forse di questa sera, cioè i cartellini gialli. Insomma, al di là di Marconi, che ho capito deriva da un disguido, però ecco, Luperini, Dall'Oglio che entrano e prendono subito il giallo, volevo capire come stavate lavorando su questo aspetto, magari la squadra pecca un po' di ingenuità. Buonasera,
Sì, forse siamo stati poco lucidi, soprattutto con Luperini e Dall'Oglio, a prendere delle ammunizioni che potevano essere evitabili, e soprattutto con Marconi. Marconi è un giocatore esperto come lui, se non hai l'ok dall'arbitro per rientrare, non puoi rientrare arbitrariamente. Però dopo una vittoria passano in secondo piano, quindi cercheremo di lavorarci lo stesso e di evitare questi episodi. Rai a chiudere. Buonasera mister, complimenti per la vittoria. Rapidamente le volevo chiedere se secondo lei la presenza di Ogier, che è uno che tra virgolette fa la legna, lascia più libero il tutto fare De Rose, che oggi tra l'altro ha fatto uno degli assist più belli da quando è con la maglia del Palermo. E poi un'altra domanda, sono sempre su un singolo, le chiedo se ha un po' la sensazione che Doda si stia prendendo il posto da titolare a prescindere dalle condizioni di Almici, se secondo lei sempre Doda può sviluppare quell'intesa vincente che potrebbe avere con Silipo come l'hanno Floriano e Valente sulla sinistra. Grazie. Buonasera, Ogier intanto io non lo metto perché fa legna, lo metto perché è uno dei pochi giocatori che è bravo nello scorrimento palla da una parte all'altra, giocando in maniera semplice e lineare riesce a far andare l'azione da una parte all'altra, oltre a quella caratteristica che lei ha ben elencato, che è quella di intercettare, rompere e filtrare tante giocate avversarie. Doda per me è un titolare, ma lo era anche lo scorso anno, è sempre un ragazzo, quindi bisogna stare attenti con i ragazzi a non importarli alle stelle, però è un ragazzo in gamba, ho sempre detto che è un ragazzo di prospettiva, ho sempre detto che è un ragazzo che c'ha un motore per questa categoria ma anche per altre categorie, sta facendo molto bene, quindi non vedo oggi nessuna concorrenza con Almici, anche perché Almici sta male, speriamo di recuperarlo quanto prima e avere più scelta in ogni zona di campo. Buonasera Edoardo, allora ciao. Complimenti per il gol e per la vittoria. Grazie. Un gol che ancora una volta hai voluto, nel senso che è un rigore che ti sei conquistato tu e che ti sei incaricato di realizzare, ma al di là di questo, come giudichi la prestazione della squadra e anche quella tua, per quanto tu possa aver giocato pochi minuti, e quanto vale questa vittoria in ottica classifica, considerando che è scavalcato il Foggia e vi avvicinate un po' alle zone alte di questa graduatoria? Innanzitutto buonasera, no, sono contento della prestazione della squadra perché ci voleva, dovevamo dare una risposta a quanto di buono fatto nelle scorse settimane, perché comunque sia le scorse settimane non siamo riusciti a raccogliere i tre punti e questo ci ha un po' penalizzato nelle ultime partite, però oggi dovevamo dare un segnale che ci siamo, che il Palermo c'è, e quindi una vittoria convincente come questa ci voleva. Di Marco. Eccomi, sì, volevo chiederti se è stata una partita, come possiamo dire, perfetta per certi versi, no? Avete iniziato bene, avete accontentato l'allenatore che vi chiedeva di essere più concreti, avete comunque tenuto lontana la palla, Pelagotti ha rischiato pochissimo anche dopo il 2-0, quindi il Foggia si è visto poco, probabilmente non hanno nella loro migliore giornata, poi l'avete chiusa insomma nel finale, possiamo definirla la migliore partita dell'anno secondo te? Ma secondo me siamo stati bravi noi, perché il Foggia è un'ottima squadra e l'abbiamo impostata e preparata bene. Siamo riusciti a essere bravi a sbloccarla subito, e comunque quando sblocchi una partita subito sicuramente è tutto più facile, però abbiamo fatto la partita che volevamo fare e a volte ci riusciamo, a volte un po' meno. Oggi siamo riusciti a fare tutto quello che ci ha chiesto il mister e siamo contenti, ci prendiamo questi tre punti e da martedì subito pensiamo alla trasferta di Turris, che sarà un'altra partita difficile. Maglio Mezzatesta. Sì, buonasera. Di cosa è frutto questa vittoria anche? Avete segnato tanti gol, avete giocato bene, partita a viso aperto contro un avversario che altrettanto a viso aperto ha giocato. Cominciate a, come dire, avete consapevolezza dei vostri mezzi più di prima? È questo che aiuta forse a tirare fuori queste prestazioni? No, io penso che la consapevolezza dei nostri mezzi ce l'abbiamo sempre avuta.
Sicuramente dovevamo fare di più perché non siamo partiti come avremmo voluto, quindi adesso sicuramente stiamo aumentando la condizione fisica, ci stiamo conoscendo, più passa il tempo e più miglioriamo. Sicuramente lavorare dopo una vittoria è più facile, quindi siamo contenti e dobbiamo continuare su questa strada. Grazie. Grazie a lei. Raya, chiudere. Ciao Edoardo, ciao Gaetano, ciao a tutti. Ovviamente complimenti per la prestazione, per il gol, complimenti anche per le grandi ripartenze in velocità che stanno diventando un po' il tuo punto di forza, in generale anche del Palermo, e soprattutto contro una squadra allenata da Zeman le ripartenze in gran velocità possono essere fatali. Volevo chiederti appunto se innanzitutto trovi che l'ambiente sia già più sereno nello spogliatoio, ovviamente nel poco tempo in cui ci sei stato, perché poi sei venuto qui a fare le interviste, e soprattutto se senti che puoi dare ancora una concorrenza competitiva a Brunori, che sembra aver spiccato il volo così come te. Grazie. No, lo spogliatoio è sereno, lo spogliatoio sicuramente non era felice perché comunque sappiamo tutti, noi giocatori in primis, che Palermo è una piazza ambiziosa, ma come siamo ambiziosi noi, quindi noi siamo i primi che non eravamo felici di come stavamo andando. Oggi abbiamo fatto una grande partita e siamo felici, e quindi lo spogliatoio sicuramente dopo una vittoria è più allegro, però la serenità non è mai mancata perché noi sappiamo il nostro valore, sappiamo quello che possiamo dare e fare. Sicuramente dovevamo fare di più, oggi siamo riusciti e continueremo a fare il massimo. Per quanto riguarda la concorrenza, penso che possa fare solo che bene. E oggi siamo riusciti a segnare tutti e due, quindi per un attaccante come me o come Matteo è importante segnare e aiuta. Secondo me potremmo giocare anche insieme perché siamo sempre stati abituati a giocare a due punte, quindi per me possiamo anche convivere tranquillamente davanti, però il mister fa delle scelte, se oggi ha fatto giocare lui lo dovrò solo mettere in difficoltà da qui alle prossime partite. Cascio, a chiudere. Buonasera a tutti. Volevo chiederti come ti spieghi l'ottimo rendimento del Palermo in casa, mentre in trasferta, come sappiamo, fatica un po' nei risultati, e se il pubblico in questo, secondo te, gioca un ruolo fondamentale? Beh, sicuramente. Grazie. Giocare a Palermo in uno stadio così, così bello, così storico, si assapora proprio un sapore diverso quando si entra qua. Anche per me, che per la prima volta sono entrato, mi ha rapito il fascino di questo stadio. Quindi sicuramente venire a giocare qua non è facile per nessuno. Poi secondo me questa è una coincidenza, perché secondo me anche fuori casa abbiamo fatto delle buone partite, ma non siamo riusciti a raccogliere i punti. In casa invece siamo bravi, sicuramente il pubblico ci dà una mano, adesso che hanno riaperto lo stadio è diverso giocare soprattutto qua, però dovremo cercare di invertire questa rotta, mantenere questo trend in casa e anche fuori casa migliorarlo.